Luca Del Federico, si è concluso l'Open maschile che fa parte di questo grande tour I Love Abruzzo 2021, un grande successo, è andato tutto benissimo, un vincitore aquilano. Facciamo un piccolo bilancio di questa manifestazione. Ma si è conclusa la prima tappa all'Aquila e con circa 10 giorni di partite, giocatori seconda categoria provenienti un po' da tutta Italia, Veneto, Umbria, Lazio, Marche, Toscana, Campania. Il tempo non è stato il massimo, l'Aquila ha risentito un po' come tutta la regione dell'ultima coda dell'inverno, quindi con giornate di pioggia e freddo. Comunque tutto bene, la prima wild card è stata vinta da un giocatore abruzzese aquilano di casa, Andrea Picchione, che ha sconfitto per 6-2-6-2 il giocatore romano Federico Salomone. Adesso il tour si sposta ad Ortona, è cominciato già giovedì scorso con la quarta categoria per arrivare poi a conclusione sempre ad Ortona con la finale il prossimo 5 giugno. Assessore Guido Liris, una bella soddisfazione, si è conclusa la prima tappa di questo Open maschile all'Aquila con un vincitore aquilano, la regione ha fatto la sua parte per far sì che questa manifestazione che ora si sposta a Ortona possa essere, diciamo, fatta nel migliore dei modi. Sì, voglio ricordarlo, 9 tornei nazionali e 4 internazionali, una scommessa partita a novembre quando l'Abruzzo era zona rossa o quando l'Italia intera era quasi tutta zona rossa, quindi una scommessa fatta in tempi proibitivi che vede oggi la luce, una grandissima soddisfazione, 2 atleti che sono aquilani d'adozione si sono misurati in finale, una bellissima apertura nel capoluogo di regione, adesso si passa a Ortona per la seconda tappa, un modo per unire l'Abruzzo, tutte e 4 le province, 4 mesi di sport, 4 mesi di grande tennis con un Abruzzo che continua a credere nei grandi eventi.